Abbiamo fatto il video con le farine del supermercato, abbiamo fatto il video con le farine del discount. E visto che Vincenzo ha preso possesso della mia casa, ha portato tutte le sue farine professionali che in questo video proveremo per voi. Vi spiego, avevo un botto di farine in Germania e siccome starò in Italia per un po' le ho portate da Antonio. Ora, il problema è che ci sono un sacco di farine aperte, un sacco di farine che stanno per scadere, quindi la nostra scelta sarà indirizzata, guarda caso, su quelle che dobbiamo per forza consumare. Ma spiegaci un attimo, parlaci un po' di queste farine, vediamo che ci sta. Allora vi faccio vedere le farine un pochino più blasonate che ho. Anzitutto ci sono le Petra, qui c'è la 50-63, poi c'è la Petra 3 che non vedo l'ora di provare, e la 50-37 che sarebbe quella lì un pochino più forte. Poi tutte quante le Caputo, in particolar modo la Caputo Pizzeria, la Caputo Nuvola e la Nuvola Super. Poi qui abbiamo la farina Vigevano, Vesuvio e la Tramontioro. Dulcis in fondo abbiamo le farine Evviva, anche qui un'ampissima scelta. Vorrei provare però delle farine che si somigliano un pochino tra loro. E soprattutto che le confezioni siano già aperte, sì, oppure che siano sotto scadenza. Io direi di provare anzitutto la Petra 5063, che è una delle farine di cui sono più innamorato e che guarda caso è già aperta, proprio perché tendo ad utilizzarla di più. Un equivalente della Petra 5063 potrebbe essere la Caputo Nuvola, pacco da 25 kg. Prendiamo il pacco grosso e così iniziamo. Che pure già è aperto. Vigevano, utilizziamo la Vesuvio, che è una farina che ora come ora sta spopolando proprio sui social, nel senso che è molto molto rinomata al momento. E anche questa qua ce l'abbiamo già aperta, quindi utilizziamo questa. E poi direi di utilizzare la farina Evviva, anche se è ancora chiusa, ma perché tu questa qui non l'hai mai provata. Ne provate altre di Evviva, tipo i grani antichi. Però la farina tipo zero direi ancora provarla, quindi... Queste sono le nostre farine, inizieremo ad impastare da queste due e vi spiego anche il perché, perché sono farine proprio identiche per certi punti di vista, nel senso che sono entrambe farine zero e hanno entrambe un W di 260 a 280, quindi sono farine abbastanza simili e vediamo come rispondono all'impastamento. Comunque, siccome questo format sta piacendo molto, abbiamo pensato di fare qualcosa di ancora più strutturato sul canale di Antonio. Il campionato delle farine, cioè facciamo proprio un campionato. Quindi suggeritecele, perché di volta in volta proveremo le farine che dite voi. Impastiamo. Iniziamo con l'impasto. Andremo a mettere un chilo di Caputo Nuvola nella grilletta 10 velocità standard e invece un chilo di Petra 5063 nella grilletta 10 velocità HH. C'è un motivo per cui fa questa cosa? No, sto andando a cazzo de cane come sempre. Un chilo di Nuvola nell'impastatrice, qui mettiamo il chilo di Petra 5063. Petra c'ha un problema con i nomi delle farine. Madonna, non si capisce niente. E mettiamo in ciascun impasto 3 grammi di lievito fresco. Faremo lavorare l'impastatrice ad una velocità pressoché identica. Faremo un impasto al 70% idratazione, quindi un impasto molto standard. Iniziamo col mettere una generosa parte di acqua nella Caputo Nuvola. Andiamo a mettere una buona parte di acqua anche nell'impasto con Petra 5063. Prima battuta di questi impasti, Vincenzo, un responso? Allora, non sono trascorsi neanche 5 minuti, entrambi gli impasti hanno preso benissimo corpo. Questo qua è l'impasto fatto con Caputo Nuvola, guardate qui, già si sta addirittura staccando dalla ciotola. La Nuvola un po' meglio. Qui invece c'è l'impasto infatti con Petra 5063, l'impasto con la Petra è un pochino meno tenace, però voglio dire anche questo qua sta prendendo benissimo l'acqua. Io direi a questo punto di inserire in entrambi gli impasti i 20 grammi di sale. Sei un folle. Perché? 20 grammi di sale per ciascun impasto, quindi 20 qui e 20 grammi nell'impasto con Petra 5063. Giusto per completare andiamo anche a mettere la restante parte di acqua che mi ero riservato per la fine. Siamo nelle fasi finali dell'impasto, quindi vado ad aumentare la velocità portandola in questo caso su 5, ok? In quest'altro caso invece vado addirittura su 7. Qui sto utilizzando la grilletta standard a 10 velocità. Dovremmo avere una velocità più o meno simile tra le due impastatrici. Sono trascorsi 10 minuti, l'impasto con la Caputo Nuvola è praticamente pronto, ve lo faccio vedere. Vedete, ha già una consistenza buona, si stacca totalmente dalla vasca lasciando proprio l'impastatrice pulita. Mi sento di dire che potrebbe prendere ancora più acqua tranquillamente. Assolutamente sì, mentre invece fa molta più fatica l'impasto fatto con Petra 5063. Questa è un po' la caratteristica delle farine Petra, in particolar modo la Petra 5063 ha bisogno di un pochino di lavoro in più per potersi incordare, quindi non è un difetto, è proprio una caratteristica di questa farina. A dimostrazione di quello che dicevo, guardate adesso come si è incordato l'impasto con la Petra 5063, vedete? Ho aumentato solo leggermente la velocità, l'impasto è perfettamente incordato. Qui ci abbiamo messo per incordare un 15 minuti complessivi, lì invece con la Caputo Nuvola già in 10-12 minuti l'impasto era già perfetto. Ok, l'impasto con la Petra 5063 può dirsi pronto, guarda qui, è bello liscio, si stacca proprio completamente e arrivati a questo punto possiamo anche eventualmente inserire ulteriore acqua all'interno. Noi però ci fermiamo qui perché dobbiamo avere proprio lo stesso identico impasto in termini di idratazione. Bello morbido, ok, si stacca proprio a pieno
dalla ciotola. Un consiglio che magari possiamo dare per chi vorresse riproporre questo impasto con una planetaria o facendolo a mano, per quanto riguarda la Petra 5063 io direi che un 65% idratazione non dovrebbero avere troppi problemi. Viceversa, con la Caputo Nuvola possiamo spingerci anche al 70% idratazione, perché fa molta meno fatica. Questo è l'impasto con la Caputo Nuvola, questo è l'impasto con la Petra 5063. Guardate già quanto è estensibile appena finito di lavorare nell'impastatrice. Come consistenza rispetto ai miei standard, questo qui mi piace di più. Assolutamente sì, è molto più vicino. Però ti dico che la Petra la devi valutare molto dopo l'appretto, perché adesso sembra morbidissimo, poi quando andrai a lavorarla durante la stesura vedrai che avrà una consistenza molto diversa. Ecco i nostri impasti completati. Qui c'è la Petra 5063 e qui invece la Caputo Nuvola, che come vediamo è già molto più consistente rispetto invece all'impasto fatto con la Petra, vedete? Adesso li copriamo ovviamente entrambi e li lasciamo riposare per un'ora a temperatura ambiente perché si attivi la lievitazione, quindi il procedimento è sempre lo stesso, diciamo. Portiamo via questi impasti e andiamo con i prossimi. Qui abbiamo la farina Evviva tipo 0 con un W di 270-300 e qui invece la farina Vigevano Vesuvio. Mettiamo la Vesuvio dentro la grilletta standard 10 velocità, quindi sempre un chilo di farina. Nella grilletta 10 velocità HH invece andiamo a mettere la farina Evviva, anche qui i 3 grammi di lievito fresco. Stiamo facendo miscelare il tutto al minimo della velocità e iniziamo a mettere una prima parte di acqua. Questa è l'acqua rimanente per ciascun impasto. Vi faccio vedere un pochino come si presentano gli impasti dopo circa 5 minuti di impastamento. Quello con la farina Vesuvio, come vedete, ha preso corpo benissimo, possiamo anche aggiungere altra acqua. Qui invece facciamo un pochino di fatica in più, vedete, con la farina Evviva. Questa qua necessita di lavorare un pochino più a lungo, un po' come la Petra 5063. Infatti chi magari la utilizza a mano oppure con la planetaria consiglio sempre di iniziare con idratazioni un pochino più basse. Ah, io pensavo che stessi per dire potete sostituire la palestra con l'impastamento della... Anche, sarebbe un'ottima soluzione. Vado a mettere anche la dose prevista di sale, 20 grammi di sale all'interno e un altro goccino di acqua. Anzi, mi trovo, a questo punto gliela metto tutta. C'è un colpo di scena, signori! Colpo di scena che non mi sarei mai aspettato. L'impasto con la farina Evviva in realtà è già pronto. È finito proprio! Ha preso benissimo, potevamo anche salire con l'idratazione. Mentre invece sta facendo proprio un pirino di fatica in più quello con la Vigevano Vesuvio. Anche questo qua comunque sta prendendo benissimo, cioè sia chiaro. Però voglio dire, come tempistiche, dopo 12 minuti l'impasto con la Evviva è già pronto. Siamo quasi a livelli di nuvola come tempi qua, Sì, io direi che questo qua con la farina Evviva è pronto. Vediamo un po' la consistenza. Addirittura. No, è stupendo questo qua, Tanta roba. Guardate qua che meraviglia, signori. Mamma mia, guardate che bella maglia. Questo impasto con la farina Evviva potremmo dire che ha diciamo un assorbimento che è molto simile a quello della nuvola, però la consistenza richiama molto più quello della Petra 5063 in termini diciamo di morbidezza dell'impasto. È un po' una via di mezzo tra le due. Esattamente, sì. Intanto come vedete è pronto anche l'impasto fatto con la farina Vesuvio, ci ha messo 15 minuti in totale, però guardate com'è bello incordato. Anche questo qua potrebbe salire con l'idratazione tranquillamente oramai. Come vedete si stacca perfettamente dalla ciotola. Questo qua invece proprio la consistenza è proprio molto molto simile a quello della nuvola. Un pochino più tenace, sì, decisamente. Adesso lasciamo riposare anche questi impasti per un'ora a temperatura ambiente, sempre per far attivare la lievitazione. E intanto portiamo la nonna a fare la spesa. Ah, giusto. A domani. Ed eccoci qua ragazzi, dopo aver fatto riposare l'impasto in frigo per 16 ore, lo abbiamo stagliato in panetti di 260 grammi. Dopodiché li abbiamo fatti riposare per 4 ore a temperatura ambiente e qui troviamo i nostri panetti belli che cresciuti. Ovviamente abbiamo sempre messo le etichette come al solito. Qui c'è quello fatto con la Caputo Nuvola. Vedete qui dopo 4 ore come si presenta. Qui invece c'è quello con la Petra, che sembra aver sviluppato già un pochino di più in altezza rispetto alla nuvola, che invece trovo più rilassata. Questo invece è l'impasto con la farina Evviva. È la più rilassata di tutte, mi sa questa. Sì. E poi c'è sorprendentemente la Vigevano, eccolo qua, che invece sembra essere l'impasto che ha tenuto di più la forma, ok? Quello un pochino più tenace, più consistente. Nonostante che all'inizio fosse stata quella lì che ha fatto più fatica di tutto ad incordarsi. Quindi vedete in realtà quanto può essere ingannevole anche la parte dell'impastamento. Comunque io direi adesso di iniziare a stendere in ordine di impastamento. Iniziamo quindi con l'impasto fatto con la Caputo Nuvola e vediamo un pochino il risultato. Allora sì, particolarmente morbido l'impasto, tanto è vero che basta proprio tirarlo così e si stende da solo. Una consistenza veramente buona, con tutto che l'idratazione non è altissima, il 70%. Iniziamo con la stesura e la pizza è praticamente già stesa. Morbidissimo l'impasto.
È inutile pure fare lo schiaffo. No, anzi, qua può essere addirittura dannoso perché rischiamo di bucarla la pizza, eh. Veramente morbido. Facciamo sempre una margherita, ragazzi, per poter apprezzare quello che è il sapore dell'impasto. Questa è la prima pizza, andiamo in cottura. Perfetto. Ed ecco qui, signori, la nostra pizza con la Caputo Nuvola. Adesso dobbiamo fare la prova del taglio e poi ovviamente dell'assaggio. Vorrei farvi sentire questo mini crunch che c'è. Carino. Ecco, questo è un esempio di pizza contemporanea senza avere un cornicione a canotto. Cioè, nel senso, quello che caratterizza la pizza contemporanea è proprio questo gioco di consistenze. Non tanto il fatto di avere un cornicione esasperato. Ovviamente abbiamo fatto volutamente un cornicione un pochino più basso. Però come vedete, la caratteristica di questo impasto è che ha comunque una sfoglia molto sottile e molto ben alveolato anche in punti dove il cornicione non è altissimo. Se vado a prendere invece una parte tipo questa, ecco, posso avere già un effetto un pochino più scenografico, però il risultato è sempre lo stesso. Abbiamo una pizza particolarmente alveolata. La sfoglia sottile dappertutto. Sì. Comunque. Il fatto di avere questa sfoglia sottile ci fa presagire una masticazione molto rapida, nel senso avremo una consistenza eterea in bocca, eterea, nel momento in cui andiamo a mangiare. Ciancio alle bande, vado con l'assaggio. Aspetta le farine sul mercato un'altra volta. Allora sì, c'è da dire anzitutto che si sente subito la differenza con le farine del supermercato, sia in termini, diciamo, di lavorabilità, di consistenza, anche se questa non è proprio una delle farine più saporite, nel senso che il sapore è un pochino piatto. Comunque è un'ottima pizza. I vantaggi di questa farina sono anzitutto che si trova molto facilmente, è molto semplice da lavorare e ti restituisce comunque, anche con idratazioni non altissime, una consistenza da paura, cioè nel senso molto molto scioglievole. Credo che sulla consistenza la Nuvola sia imbattibile. Sì, fra, sicuramente fra le migliori. Se devo dare un voto, direi un 8. Ci sta tutto. Ecco qua, signori, la fetta di Antonio. Come vedete, l'alveolatura è omogenea e ben distribuita lungo tutto il cornicione. Beh, non ci sta molto da aggiungere. Hai detto tutto tu. La Nuvola la conosci a memoria. 8 pure per me. Ed ecco il turno dell'impasto con la farina Petra. Vai, Antonio. La pagnotta si presenta molto più consistente rispetto a prima, devo dire. Anche se nell'impastata era l'opposto, no? Ti ricordi? Però io te l'avevo detto. La Petra è sì. Così. Ti dà la sensazione di essere morbidissima e poi però il panetto regge benissimo. Devo dire che si presenta molto bene. Adesso vediamo un attimo il tocco com'è. Eccolo qui. Allora, nonostante che sia più consistente della Nuvola, devo dire che comunque si presenta molto morbido anche questo, eh. Vabbè, infatti, tu hai visto però l'impasto con la Nuvola, sembrava impastato a mano. Qua, sì, voglio dire, è più consistente. Comunque risponde molto bene anche questo impasto, eh. Molto molto bello. Vado? Vai, seconda pizza in cottura. Eccola qui, la pizzetta appena sfornata. Devo dire che ha sviluppato di più rispetto a prima, eh. Vabbè, qui penso sia molto un discorso di stesura. Stesa un pochino più a canotto. Però la struttura ci sta. Eh sì, no, ci sta tutta. La Madonna. Ma vogliamo dire? Dovrebbe essere più pastoso, però guarda qua. No. Comunque, devo dire, in generale questa qui è una delle mie farine preferite. Mi posso sbilanciare? Sbilanciati. Ci sono pure delle micro bolle dappertutto. Ci sono qui. Ci sono le bolle nelle bolle. No, bella. Il crunch. Guardate che cottura da un Vincenzo sotto che ha fatto. Ah, complimenti, Vincenzo. Siamo sopra qui. Secondo me la consistenza è simile, ma la farina è più saporita. Gli do un 9, Vincenzo. Il primo 9 che ho dato. Meno scioglievole della Nuvola, un filino meno, non tantissimo, però si somigliano molto a livello di consistenza. Però come sapore, tanta roba. Mi sa che do un 9 anche io. 9 ci sta. Sì, viaggiamo altissimi qua. Terzo impasto, farina del Molino Vigevano. Siamo particolarmente curiosi di questo impasto e vi spiego il perché. Perché quando siamo andati ad impastarlo sembrava che facesse fatica ad incordarsi. Invece adesso è l'impasto che è rimasto più tenace di tutti, come vedete. Vedete come presenta molto bene. Ha mantenuto la forma, il panetto, quindi vediamo un po'. Devo dire, a dispetto della forma che sembra richiamare un impasto molto tenace, sai, no? Sembra che sia cresciuto un po' troppo in altezza. Alla fine, al tatto, sembra abbastanza morbido. Da come ti ho visto stendere la Petra, mi sembra più o meno simile. Ah, qua ti concedi pure lo schiaffo. Sì, questo qua è un impasto sicuramente più tenace rispetto alla Nuvola. Si può lavorare tranquillamente con la tecnica dello schiaffo. Comunque mi sembra che tenga bene, mi piace. Eliminiamo delle bolle di aria. Sì. Terza pizza, vai. Ed ecco qua lo spettacolo di pizza con farina
farina vigevano, mettiamo giusto qualche fogliolina di basilico per fare la foto. A livello di colore al momento forse è la mia preferita. Ok, allora, alveolatura più o meno come le altre, nel senso anche qui abbiamo una struttura importante, ben distribuita, vedete anche lungo tutta la fetta, vedete anche in questa parte qui ci sono queste micro bollicine. Ok. Bella, bella. Io direi di andare con la prova dell'assaggio. Consistenza a metà strada tra la nuvola e la petra, quindi molto molto scioglievole. Come sapore forse un pochino superiore alla petra. Addirittura? Penso proprio di sì, non me lo sarei mai aspettato. 9,5 come voto. Urca! Che bella immagine. Consistenza, tanta roba, confermo metà strada tra la petra e la nuvola. Il sapore è più saporita, però mi sa c'è qualcosina che non mi convince, non lo so perché. Forse un retrogusto che... Sì, do un 9 anche per questa, molto molto buona, non me l'aspettavo. Ecco qui anche la Eviva. Non l'ho mai provata, però ho spulciato online, ho visto diverse video recensioni, tutte quante ne parlano bene, quindi ho paura che questo mio hype venga disatteso. Allora, al momento, senza toccarla, mi sembra il paletto più morbido del lotto. Sicuramente molto più morbida, sia di petra e sia di vigevano. Sì, molto molto delicata, è delicatissima. Qua veramente, a parte che devi saperla lavorare durante l'impastamento, ma anche durante la stesura, non ti perdona nulla. In assoluto il panetto più morbido del lotto. Questa forse se la impalavi capace che ti si bucava pure. Sì. Cioè se te la tiravi sulla pala. Ed ecco signori, la pizza con la farina Eviva. Anche questa qua tanta tanta roba, vedete com'è, è ben distribuito il cornicione, è ben sviluppato. Allora, la struttura direi che c'è, però è sicuramente meno, diciamo, significativa rispetto a quelle che abbiamo visto con la nuvola, con la petra. Diciamo, da quel punto di vista è sicuramente meno performante. Sì. La sfoglia è comunque sottile, quindi è comunque un impasto ben fatto. Come scioglievolezza mi sa che ci collochiamo sul livello della petra, sì. Cioè non arriva la scioglievolezza della nuvola, però è comunque un impasto molto molto scioglievole. Come sapore invece, tanta roba, è forse l'impasto più saporito. Io direi, tenendo in considerazione tutti questi aspetti, il mio voto finale è un 9. Direi. Io non lo so se sono suggestionato, perché i profumi non li sento, qua qualcosina sento pure io. A livello aromatico c'ha una marcia in più comunque come farina. No, vabbè, allora, mi voglio un attimo spiegare. Mi verrebbe da definire questa pizza fatta con questa farina rustica rispetto alle altre. La consistenza è un po' meno scioglievole, anche se non è che stiamo parlando di... Ma sul sapore c'ha veramente una marcia in più. Raga, io do un 9,5 per questa qui perché... Wow. Bene ragazzi, anche questo video confronto è finito. Se avete altre farine a suggerirci, mi raccomando, fatecelo sapere su Instagram, dovremmo salutare, tu già stai a mangiare. Ciao a tutti! Vi vogliamo bene. È buono il tapponino. È buono.